Ciao a tutti, io sono sempre Nico. Voglio fare una premessa prima che inizi il video. In realtà non è passato molto da quando ho fatto il video dove ho pesato le mie bestioline, ma in realtà quel video è stato registrato più di 3 mesi fa. Quindi ho deciso di fare un video aggiornamento dove vi faccio vedere quanto sono cresciuti in questi 3 mesi. Come sempre, per rimanere aggiornati, vi ricordo di iscrivervi al canale e non mi dispiacerebbe se mi lasciaste anche un mi piace per supportarmi. Quindi direi che possiamo anche iniziare con il video. Naturalmente vi ricordo che prima di maneggiare un rettile e poi l'altro bisogna sempre lavarsi le mani. Questo per evitare il passaggio di germi o comunque batteri tra uno e l'altro. E quindi penso di potervi lasciare al video. Allora, iniziamo proprio da Lucifer, visto che è quello che mi dava più problemi sul mangiare, eccetera. Adesso, lui già si è svegliato perché adesso ogni volta che vede qualcosa di caldo pensa sia roba da mangiare. E ha iniziato a mangiare tranquillamente. Eccolo, già è pronto. Però dobbiamo fargli capire che non deve mangiare. Lucifer, vai. Non fare l'antipatico, eh. Ti dobbiamo pesare, dobbiamo vedere quanto sei arrivato di peso. L'ultima volta hai mangiato tranquillamente e una volta ha mangiato anche un po' di giorni fa. Quindi andiamo a pesare a quanto è arrivato adesso. No, 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 dove vai? Vai dentro. 247 direi che è un ottimo peso, visto che sono passati un paio di mesi dall'ultima volta che l'ho pesato. E pesava all'incirca 100 grammi, quindi va molto bene. Adesso non disturbiamolo più, tranquillo patatino. Ti rimettiamo a posto. A breve dovrebbe farmi anche un po' di cacca, visto che da un po' che non la fa. Rimettiamo a posto la sua tana e lui ci si va a infilare dentro. Sono davvero contento che adesso stia meglio e adesso mangia tranquillamente. Molto probabilmente uno dei motivi per cui non mangiava è che questo terrario per lui era troppo grande e dispersivo e forse era un po' stressato da questo motivo. Adesso nel nuovo terrarietto un po' più piccolo si è tranquillizzato, si è ambientato subito e mangia tranquillamente. Adesso andiamo a prendere l'altra bestiolina di Satana, Virus. Adesso proverà a scattare come fa al solito. Dai, camo, camo. Mi dà molto più fastidio essere preso. Tranquillo, visto, non è successo niente. E andiamo a pesare anche lui. Fer, bravo. No, no, stai fermo. 26 grammi. Lui non è aumentato tanto di peso, ma sta continuando a mangiare topini abbastanza piccoli. E come ho detto l'ultima volta, ne ha vomitati due topini. Lo mettiamo a posto. No, no, dentro. Bravo. E 2 su 10 sono fatti. Smaug, che dici? Pesiamo anche te? Hai voglia? Mi sa che non hai tanta voglia. Però tra un po' ti devo dare da mangiare, mi sa che dopo mangi, eh. Dai, vieni qua. Antipatico. Opla. Lui effettivamente è cresciuto molto da quando l'ho preso. Ti metto piano piano qua, piano piano qua, non far danni. Beh, tutto tranquillo. 156. Anche tu, se non sbaglio, sei aumentato un po' di peso. Sta facendo anche un po' di muta. Anche se effettivamente non sta crescendo come immaginavo. Dopo aver fatto una grossa crescita tutti insieme, adesso si è un po' fermato. Però mangia tranquillamente, mi sembra più che in salute, e fa anche soprattutto tanta cacca. Adesso possiamo andare a pesare Safira. Lei ha fatto anche la cacca, quindi devo anche pulirla. Però stai ferma tu, dai, tranquilla. Lei è anche cresciuta, ma sta crescendo molto più lentamente rispetto a Smaug. Vediamo a quanto è arrivata adesso. Se non sbaglio, l'ultima volta era 19 grammi, una cosa del genere. Eh no, in realtà è cresciuta molto, siamo a 43 adesso. Non sembra, ma è aumentata un sacco di peso. Non spaventarti, su. E ti rimettiamo a posto. Ma allora stai crescendo? Sembra che non stai crescendo, ma invece sì. Brava Safira. Devi crescere più in fretta, però. E devi mangiare verdure che non mangi mai, maledetta. E adesso veniamo a loro. Ta da da. Ti sto disturbando, Eren? Direi di sì. Scusa. Sto ancora aspettando che mi arrivino le luci. E devo finire da arredare un po' il posticino. Però loro si sono ambientati subito e si sono trovati molto bene in questo nuovo terrarietto.
Andiamo a Eren, su. Giù, piano piano, piano piano, piano piano. E siamo arrivati a 64 grammi. Eri a 53 l'ultima volta. Beh, lo sapevo che avevi mangiato, però diciamo che hai mangiato un bel po', eh. Bravo, piccolino. Che adesso te, tra un po', devo iniziare a farti fare la bruma. E dobbiamo fare i cuccioletti. Sì, cuccioletti, sì, con la linguetta. Non ho ancora capito perché Eren, rispetto alla femminuccia, che è sempre lì, preferisce stare molto di più nella tana umida e con una temperatura un po' più bassa, naturalmente nella zona fredda, e invece lei preferisce stare molto di più nella zona calda. Andiamo a pesare anche lei. Anche lei pesava 53 grammi come Eren quando l'ho pesata l'ultima volta. Lei è aumentata un po' di meno, effettivamente lei ha mangiato di meno nell'ultimo periodo, anche se ha un po' di pancetta in più. Ciao Betta, come sei bellina. Ti riporto dentro. C'hai voglia di venire sulla mia manina? Sì, ma che brava. Dai, sali. Veloce. Ecco, una cosa per cui amo... Intanto lì c'è Smaug che sta facendo casino. Una cosa per cui amo i leopardini molto è che si adattano molto di più alle persone e sopportano molto di più la nostra presenza. In più guardate come sono stupidi quando camminano. Guarda che bella. Pam, 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 pam. Cicciona. In realtà sia lei che Eren sono già del peso giusto per fare dei cuccioli. Ma per essere sicuro voglio far aumentare per bene lei di peso. E dopo che ho aumentato un po' di peso, gli farò fare una bruma e vedremo come andrà. Beh, direi che siamo a buon punto. L'abbiamo pesato. Loro li abbiamo pesati. Adesso chi abbiamo qui giù? Manca Ragnar, che ultimamente ha abbastanza fame e gli ho dato dei topini un po' piccoli effettivamente. E il piccolino nuovo, che è lì. Adesso il problema sarà mettere lui sulla bilancia. Allora, innanzitutto facciamoli capire che non siamo cibo e che deve essere maneggiato, quindi toccandolo piano piano. E nel caso, spostandolo. In questo modo lui ha capito che lo stiamo cercando di toccare. Come potete vedere è abbastanza cresciuto lui. Fare questa manovra con una mano non è proprio semplice, quindi adesso vedremo come metterlo dentro. No, che mi sfasi il peso. Allora, siamo a 634 grammi, lui è cresciuto molto. Dove vai, Ragnar? No. Dai, calmo. Non andare dove vuoi. Vuoi giocare anche tu con il computer? Magari se molli la sciotola è meglio. Grazie. Hai voglia di scendere da me, Ragnar? Per cortesia? Dai, Ragnar, ogni volta dobbiamo fare questo gioco. Mi tiene la manina. Mi molli per cortesia? Dai. Dai. Come potete vedere, io anche se lo stresso abbastanza per fare questa cosa, lui è molto tranquillo. L'unica cosa che gli dà molto fastidio a lui è essere toccato sulla coda. E adesso manca il piccolino qui, che devo anche pulire perché ha fatto abbastanza cacchette ultimamente. E lui, per prenderlo senza farlo scappare, sarà davvero un problema. Poi per pesare i gargoyle, che quelli li ho su in camera, lo farò più tardi. Vediamo se riesco a non perderlo nel giro di mezzo secondo. Ok, ce l'ho fatta e non l'ho perso e forse si è tranquillizzato un po', non è vero? Ah, proviamo a pesare lui, che in realtà non ho mai pesato. Opla. Siamo a 3 grammi. Vediamo quanto tempo ci metterà a crescere. Adesso riprenderlo sarà un bel problema, senza farlo scappare.
visto che era abbastanza tranquillo nella ciotolina, ne ho approfittato per dare una pulita al suo fauna box. E adesso possiamo rimetterlo dentro. Come vedete, lui scatta molto velocemente. È un po' difficile stargli dietro. Però una volta che è in mano e capisce di non avere nessun pericolo, si tranquillizza un po'. Anche se non è mai tranquillissimo. Boh, adesso richiudiamo. Adesso per i suoni scatterà perché ha molta paura. Naturalmente lì sotto c'è la serpentina per scaldarlo, così ha un punto a circa 30 gradi dove può stare e ha l'umidità abbastanza alta grazie a questa ciotolina di acqua. Adesso è il turno di pesare i gechini che ho in camera, quindi Moonin. Ehi, piccolina, come vedete lei è molto molto tranquilla ed è molto molto bella. Allora vediamo a quanto è arrivata di peso. Dai, scendi piccolina. Siamo a 29, quindi un po' è aumentata di peso. Visto che quando l'ho pesata l'ultima volta ne pesava 25. E adesso tocca a Ugin, che si è piazzato qui. Ciao Ugin. Questo per prenderlo sarà un po' un problema. Ehi, anche tu sei molto bello. E stai crescendo. Eccolo qua. Metti sulla codina. Ehi, 31 grammi. Anche tu hai aumentato il peso, eh? Bravo piccolino. I Jackie Gargoyle stanno crescendo, anche se abbastanza lentamente, ma già sapevo che comunque ci avrebbero messo più tempo dei leopardini a crescere. Finito il video, eccoci di nuovo qui. Naturalmente quelli che sono cresciuti più di peso sono Ragnar e Lucifer. Lucifer un po' perché prima non mangiava praticamente mai, adesso comunque stava facendo i pasti normalmente. E Ragnar perché è una fogna e mangia in continuazione senza problemi. In realtà gli ho dato anche dei topini piccoli per la sua stazza e infatti ha di nuovo fame e gli ho dato da mangiare 4 giorni fa. Sono contento che siano cresciuti di peso anche i giochi leopardini, visto che ho intenzione di farli riprodurre, quindi avere un buon peso è una cosa fondamentale. In realtà sono già sul peso giusto, anche se preferirei che la femmina arrivasse al peso del maschio. E sono contento anche della crescita dei Jackie Gargoyle, perché la mia intenzione sarebbe di far riprodurre anche loro il prima possibile. Ma per i Jackie Gargoyle rispetto ai Jackie Leopardini ci vuole più tempo per essere riproduttivi e in generale per crescere. Quindi mi toccherà solo aspettare che arrivino al peso giusto. Il Vitatus è l'unico che non avevo ancora pesato perché ero impossibilitato a farlo. Adesso, visto che pesa 3 grammi, sicuramente è cresciuto un po' da quando l'ho preso perché comunque mangia normalmente e fa tante cacchette. Vi ringrazio come sempre per la visione del video. Se volete rimanere aggiornati sulla crescita delle mie bestioline, vi ricordo di iscrivervi e di lasciare un mi piace. Sono anche molto felice del fatto che stiamo arrivando verso i 1000 iscritti e infatti sto preparando il video dove faccio mangiare tutte le mie bestioline e dove si vede che mangiano tutte le mie bestioline. L'unico problema per quel video è riprendere il Vitatus che mangia, dato che non riesco mai a vederlo mangiare, l'ho visto solo una volta per adesso, perché se ci sono io nei paraggi comunque sta più attento a me rispetto alle prede. Beh, direi che vi ho detto tutto e ci vediamo ad un prossimo video.